Quindi se va a destra e non va a sinistra, quando ruota a destra i muscoli di sinistra sono allungati e no. Allungato. Va a destra e non va a sinistra. Quindi sinistra siamo sicuri che si allunga. Sì. Ci siete? Perfetto. Se non va a sinistra, chi è che non si allunga? Perfetto. Il destro. Però siamo sicuri che se va a destra il destro si contrae e il sinistro quando va a sinistra si contrae. Ci siete? Non si Sì. contrae meno. Quindi prima si fa andare a destra, perché a destra va. Il destro si contrae e il sinistro si allunga. E ogni volta che noi li facciamo guardare dal lato opposto, non facciamo altro che mettere in attivazione i muscoli oculomotori e trazioniamo le fasce. Nel senso dove non vuole andare. Poi si torna in posizione neutra. Fermo lì, torna in posizione neutra. Perfetto. Ora, cosa dice la contrazione isometrica? Ok, non si devono allontanare, non si devono avvicinare. E la metodica di Bézier dice: mettiamo una contrazione isometrica e poi allunghiamo isocineticamente. Noi sappiamo che se non va a sinistra, chi è che non si allunga? Perfetto, Destra. ci siamo? Quindi noi cosa facciamo? Contrazione isometrica, ci siete? E poi l'allunghiamo. Ora, da questo punto, per fargli fare una contrazione isometrica da questa parte e poi allungarlo, che rotazioni dobbiamo far fare? Da qua. Mantengo, consiglio, continua. No, continua. Di qua, contrazione isometrica. Destra, dobbiamo far lavorare il lato Eh destro, sì, perché contrazione. così si contrae e si E allunga. Si poi si contrae, si allunga. allunga, noi dobbiamo far allungare il lato destro, perché Perfetto. non gira a sinistra. Bravo. Contrazione isometrica. E poi si lascia, rilassa e guadagna un pochino. Contrazione isometrica e poi guadagna un pochino. Siccome se faccio guardare verso destra, attivo tutto il sistema fasciale di destra, non l'ho detto prima, una cosa che ho detto. Contrazione isometrica, guardo dal mio lato e riposo. Guardo dal mio lato e riposo. Se voglio essere fico fino in fondo, guardo dal mio lato, ok? Guardo dal lato di là e vado giù. Guardo dal mio lato, guardo dal lato di là e vado Perché non parto direttamente da questo? giù. Perché prima devo mettere in tensione L'altro lato? che abbiamo detto si allunga ma non si contrae. Sì, dico perché lo dobbiamo fare? Perché Perché dobbiamo allungare l'altro? questo si allunga ma non si contrae. Ah, perché non si Questo si contrae. contrae ma non si allunga. Sì, Se lui ok. fa così, questo si allunga ma fa fatica a contrarsi, questo si contrae ma fa fatica a allungarsi. Quindi prima lavoro bene l'allungamento questo, Ah, ok. utilizzando sempre la contrazione fasciale. Sì. E Poi, poi lavoro per allungare questo. bravo, e contrae. Contraendo, ok. Chiaro? Questo provatelo perché è veramente, veramente interessante. Risultato Su questo veramente immediato. sì. Sì, su questo. Allora, si può fare in postura o non, è indifferente. Il soggetto viene e non ruota la testa da questo lato. Non la ruota proprio. Cosa facciamo? Utilizziamo i principi di Mézières o di Jones, indifferentemente da chi volete prendere, per cui si fa contrazioni isometriche eccentriche. Da questo lato non va. Quando gli occhi guardano di qua, la testa va di qua. Quando gli occhi guardano di là, la testa va di là. Se noi vogliamo fare una contrazione eccentrica, isometrica, cosa dobbiamo fare? Se non va da questo lato, io lo devo fare andare lato opposto, contrazione, scendo qui, contrazione, scendo qui, contrazione, questo lato va, contrazione, scendo qui. Scusa, per allungare questi di destra. Sì, per andare a lavorare nella nostra rotazione a destra, contrazione, scendo qui. Sono arrivato a questo punto, ci siete? Io voglio aumentare ancora la rotazione dal lato opposto di dove non va il soggetto. Lei Non va a sulla destra. sinistra, non a destra. E non Ah, mi va a sto destra. confondendo perché tipo per il più di forma noi chiedevamo l'extra rotazione, Sì? A no? Non so, proprio quello che sinistra. chiedevamo. Sì, in In intra intra. rotazione. Sinistra rotazione, no? Dove che costa? Invece lei stiamo chiedendo di fare Piriforme è così? Ti una. richiede di accorciarti?
Mi sei? Un po' lunghi. Ora, lei non va qua. Quindi cosa fa? Prima la porti al massimo dal lato del giornale. Ora inizia il lavoro di Johnson. Cosa si fa? Metto la mano, la faccio guardare dal lato destro e gli chiedo una contrazione. Contrai, riposo. Contrai, riposo. Contrai, riposo. Contrai, perché sono andato nel senso della fascia, riposo. Contrai, riposo. La porto nella posizione neutra. Mi segui? Sì. E li faccio. Guarda questo lato. Pian pianino, che te ne ha detto ci corro. Un pochino li faccio. Guardami a sinistra, contrai, riposo. E vado un po' più in giù. Vai, un pochino più in giù. Un pochino più in giù. E Per guadagnare di qua. guadagno. Se arrivo a un certo punto non riesco più a guadagnare, non muovo più il capo. Ferma, lascia le spalle, soffia, avvicina. Questa è fighissima se avete delle restrizioni del tempo. Io faccio con, facendo sempre il dito. Ah, è uguale. Se avete la possibilità di mettere le mani, fate fare la contrazione isometrica. Ok? Quindi, se avete capito, il soggetto va di qua e non va di qua. Prima fase, vai, ok, vai, bravo, e poi giù. Vai e poi giù. Vai e poi giù. Vai e poi giù. Vai e poi giù. Siamo arrivati in fondo. Andiamo dall'altro lato, un pochino, guarda a destra, soffia e lascia stare. Bravo. E si va giù. Guarda a destra e si guadagna, guarda a destra e si guadagna. Se arrivo a un fondo che non guadagno più, avvicino la spalla. Questo è importante.